un grande pareggio contro una squadra fortissima, è una partita per me di livello di Serie A. Le due squadre hanno accettato il confronto, hanno cercato di superarsi sino all'ultimo secondo. Se andate a vedervi i dati della partita, certificano che meritavamo un risultato positivo e l'abbiamo ottenuto con una spinta straordinaria del nostro pubblico. 30.000 persone che ci hanno aiutato, sostenuto, e noi abbiamo messo in campo l'energia giusta per provarci, per non abbatterci, soprattutto dopo il 2-0, soprattutto dopo un rigore che sembrava ci fosse tolto. Quello che finalmente sembrava che fosse impossibile da togliere è stato tolto. Fare gol su quella palla è qualcosa di molto bello. E come ho detto un paio di settimane fa, quando si crea questa atmosfera in questo stadio può succedere di tutto e noi dobbiamo farlo succedere in positivo come stiamo facendo in questo periodo. E fino al 2-0 invece come l'hai visto? Perché il primo gol ha preso un po' di uscita, no? E poi da lì la mattonella stregata, fanno sempre gol gli avversari, poi il secondo comunque forse potrebbe essere anche gestita meglio per la situazione. Quando si prende gol sicuramente c'è qualche errore, abbiamo perso palla in uscita, hanno preso l'inerzia, ha fatto un grande tiro Rec che tra l'altro è un sinistro naturale, dunque ha fatto un gol incredibile. Ma io anche il primo tempo a livello di occasioni, di possesso, di supremazia siamo stati superiori loro, ma loro sono una squadra forte, una squadra veramente che ha grande qualità. E dentro qualche errore che sicuramente ci ha penalizzato, la prestazione per me è stata importante, perché se non fai buone prestazioni vai sotto i 2-0, non hai la forza e l'energia per andare a riprenderla. E la capacità di una squadra anche di rimettere a posto qualche cosa che non funziona, qualche errore che fai, e la prestazione generale secondo me è stata una prestazione di grande livello. Dopo il primo tempo sottotono, un po' nervoso da parte della sua squadra, cosa ha detto negli spogliatoi e soprattutto a Insigne che ha sostituito? No, non sono d'accordo sul sottotono, una partita aperta, le due squadre hanno accettato il confronto, loro hanno fatto le loro cose, ricordatevi che è una squadra retrocessa, ha un monte ingaggi straordinario, dunque bisogna capire anche contro chi si gioca, ma la squadra per me ha fatto molto bene. Al netto di qualche errore che ci ha penalizzato, ho fatto dei cambi perché ritenevo opportuno farli, e come spesso dico ai giocatori e dicono spesso loro, siamo 22 giocatori in movimento che possono giocare, l'ho letta così e ho voluto fare in quello che in quel momento secondo me era giusto fare in funzione di provare a spingere la squadra al pareggio e all'eventuale vittoria, e siamo stati bravi nonostante il doppio svantaggio poi andare a riprenderla. Si aspettava così tanto pubblico, record stagionale 29.100 tifosi. Conosco bene questa città, questa tifoseria, me l'aspettavo, ma sono sempre sorprendenti, soprattutto per come stanno spingendo la squadra. Quello che chiedo è di aiutare i ragazzi fino al 95esimo, questo per me è fondamentale, al netto di qualche difficoltà che possono procurare gli avversari, e questo per me diventa un'alchimia straordinaria che vanno a custodire gelosamente e portare avanti fino alla fine del campionato. Sotto di 2-0, poi il pareggio per 2-2, quanto ha influito la spinta di questo pubblico? Tantissimo, perché come ho detto ci aiuta, capisce la difficoltà, non rumoreggia, aiuta i ragazzi a essere solidi dal punto di vista mentale, li spinge, li aiuta, e questa per me è l'alchimia, la connessione che si crea, che porta sempre energia positiva e che permette questi recuperi, e come dico spesso le cose fatte bene insieme portano un valore aggiunto, e questo lo stiamo facendo e dobbiamo portarlo avanti. Oggi in copertina metteresti Stewart per il gol al 105esimo o Mancuso che ha una media realizzativa impressionante, perché credo che abbia giocato 200 minuti e ha fatto 3 gol. In copertina va la squadra e tutti quelli che hanno fatto sì che ci fosse questa prestazione, compreso chi purtroppo non ha potuto subentrare oggi. Poi ci sono gli uomini in copertina, è giusto che chi fa gol è sempre qualcosa di molto importante, dunque Leonardo è un giocatore in cui credo tantissimo, che volevo già a gennaio l'anno scorso, ma non è stato possibile, l'abbiamo preso come uno dei primi acquisti quest'estate, so quello che mi può dare e lo sta dimostrando ogni volta che è chiamato in casa. Anche Leo so bene le caratteristiche che ha, il valore che ci può dare, è entrato molto bene, ha giocato molto bene, ha fatto un gol veramente straordinario perché la difficoltà della punizione era veramente elevata. Stava effettuando il cambio Aurelio Soleri sull'1-0, poi ha aspettato un po' perché si sentiva che la squadra potesse accorciare le distanze per poi mettere altri due giocatori. Ho aspettato perché volevo valutare il terzo cambio, avevo pensato di fare una squadra ultra offensiva, invece ho preferito la qualità di Stulaz in mezzo al campo facendo i due cambi che avevo già preventivato. Grandissimo gol che ha regalato il pareggio al Palermo, ti sei preparato da solo, ti sei isolato anche dai quasi 30.000 tifosi del Renzo Barbera? Grazie, no, sono veramente felice per il gol, ma di più come sempre per la squadra, perché abbiamo sofferto tanto. Ma ci avevamo creduto fino alla fine, pure che sì, grazie anche ai tifosi che ci hanno creduto con noi, quindi sono veramente felice del pareggio. Ma è vero che Corini te l'aveva preannunciato un gol su punizione?
Sì, pure quando c'era la punizione mi ha detto vai, tirala tu, quindi sì. Come avete vissuto poi dal campo quei minuti che sono sembrati infiniti? Prima il calcio di rigore, poi il VAR, poi la punizione. Sì, no, ma è sempre con il VAR, è così, ci dobbiamo abituare, come sempre si aspetta, poi sì, non si sapeva se era rigore o no, quindi però dai, ci abbiamo creduto e abbiamo pareggiato alla fine. Un attimo prima di calciare, hai pensato per un attimo, ma secondo me ce la faccio a segnare così? No, sicuramente ci credevo già dall'inizio, nella testa mi sono preparato, ho tirato e sì, era un bel gol. Ti rendi conto che stasera, se qualcuno avesse detto voi e i 30.000 che erano qui prima della partita, si pareggia, non so se magari eravate con me, adesso invece tutti contenti, i giocatori, i tifosi, tutti. No, ma perché come si è messa la partita, sappiamo che Spezia è molto forte, è una squadra che è retrocessa da Serie A, quindi hanno un valore molto grande, abbiamo anche visto, hanno fatto una bella partita. Siamo felici forse per come abbiamo reagito, non anche per il risultato, quindi dobbiamo solo lavorare e pensare in avanti. Adesso abbiamo sentito Bruno Rienzini e ringraziarti. Cosa gli hanno detto dopo il gol i tuoi compagni? No, ma come sempre sono felice per il gol, per me, quindi le ringrazio anche la squadra perché ho visto come hanno reagito, come se hanno fatto loro gol, quindi sono felice per questo.